nell'ultima lezione abbiamo introdotto il concetto di sistema termodinamico e abbiamo visto che per caratterizzare lo stato termodinamico di un sistema sono necessarie un numero minimo di variabili che abbiamo definito proprietà termodinamiche o coordinate caratterizza lo stato e che sostanzialmente dipende dalla complessità del nostro sistema. Un sistema semplice PVT, abbiamo visto, ha bisogno esclusivamente di due proprietà termodinamiche indipendenti tra loro, per esempio pressione e temperatura. Ora, di fatto, noi non abbiamo ancora definito in modo rigoroso la pressione e la temperatura dal punto di vista termodinamico. Abbiamo detto soltanto che queste grandezze le abbiamo definite già, la pressione nella meccanica, la temperatura abbiamo la pressione l'abbiamo definita meccanicamente come forza per la superficie, la temperatura invece l'abbiamo definita nei costi elementari attraverso un metodo sperimentale per misurarla, che era dato prima da Fahrenheit, poi da Celsius, che ha definito la scala Celsius dividendo in 100 parti la dilatazione del mercurio tra il punto di fusione dell'acqua e il punto di ebollizione dell'acqua stessa, la pressione atmosferica. Quindi di fatto abbiamo ancora adottato le definizioni empiriche di queste grandezze, invece la termodinamica ci dice che queste grandezze vanno leggermente modificate, sebbene anche in qualche modo queste proprietà sono molto molto vicine a quelle corrispondenti termodinamiche, che sono la pressione assoluta e la temperatura termodinamica assoluta. Ok? Quindi queste due grandezze che noi oggi andremo meglio a definire e soprattutto a identificare ci consentiranno ovviamente di misurare lo stato termodinamico di un sistema meglio ancora di altre grandezze fondamentali che pure abbiamo visto nella volta scorsa, che sono invece l'energia interna, l'entropia e il volume, che sono grandezze e le corrispondenze grandezze specifiche, che sono l'energia interna specifica, l'entropia specifica e il volume specifico. Sono tre grandezze termodinamiche estensive e specifiche che abbiamo introdotto nella precedente lezione. Allora, introdurremo nella lezione di oggi anche altre proprietà termodinamiche che vengono definite a partire dalle proprietà fondamentali. Allora, abbiamo detto che per il momento l'approccio postulatorio si limita a definire, a fornire evidenza che esistono due proprietà termodinamiche, che sono energia interna e entropia, misurabili, poi vedremo come, che sulla base delle quali posso definire tutte le altre proprietà termodinamiche. Quindi io postulo l'esistenza di due proprietà, che sono l'energia e l'entropia interna, e dico che queste due proprietà sono proprietà termodinamiche. Quindi l'approccio postulatorio consiste appunto in questo, non nel misurare a partire da queste due grandezze che invece sappiamo misurare. Quindi è il contrario di quello fenomenologico, se volete, da questo approccio. Però nello stesso tempo in cui noi le definiamo, diciamo guardate, queste due proprietà riusciremo anche a misurarle. Quindi incontreremo poi, attraverso l'approccio, questo approccio metodologico, riusciremo anche a misurare queste due grandezze e quindi dimostrarne l'esistenza e quindi dimostrare che poi queste grandezze sono effettivamente, rispondono a quelle proprietà che abbiamo visto l'altra volta, di non dipendere dal percorso, vi ricordate? Quindi di avere quindi tutta una serie di essere dipendenti da altre proprietà termodinamiche e così via. Allora, ora che cosa andremo a fare? Utilizzeremo in una prima battuta queste proprietà termodinamiche per identificare lo stato termodinamico di un sistema semplice. Nella seconda parte della lezione invece andremo a utilizzare queste grandezze sia per poterle misurare, sia per poter definire a partire da queste grandezze fondamentali della termodinamica altre grandezze cosiddette derivate. Allora, vediamo la prima parte della lezione, quindi cerchiamo di capire, entriamo in una disciplina che si chiama termodinamica degli stati, che sostanzialmente ci consente di scrivere delle equazioni termodinamiche che mettono in relazione alcune proprietà rispetto ad altre proprietà. Va bene?
Allora, le proprietà di cui abbiamo visto che ci interessa studiare sono appunto quelle che abbiamo introdotto in temperatura, pressione e volume specifico, quindi inizieremo proprio con queste tre proprietà, temperatura, pressione e volume, e cercheremo di identificare alcuni stati termodinamici attraverso soltanto queste tre grandezze, che facilmente misuriamo. Per identificare questo stato ovviamente andremo a guardare anche le equazioni che possiamo scrivere tra queste proprietà, e quindi andremo a innanzitutto ad identificare gli stati della materia, poi andremo a vedere la regola delle fasi, andremo a vedere le superfici caratteristiche e poi studieremo alcuni diagrammi che sono estremamente importanti, perché ci consentono non soltanto di identificare lo stato termodinamico che avevamo visto l'altra volta, vi ricordate, io vi ho detto, con un sistema semplice PBT, se io ho due proprietà x, y indipendenti, io identifico lo stato termodinamico, posso dire tutto. Ma su questo piano termodinamico non solo posso identificare dove mi trovo, poi vedremo dove mi trovo, che cosa vuol dire, quale fase, ma posso anche andare a seguire il percorso termodinamico di una trasformazione. Quindi posso andare a vedere come variano nel tempo, perché abbiamo detto su un sistema, i primi sistemi che andremo a studiare sono sistemi chiusi, quindi andremo a vedere come variano nel tempo le proprietà x e le proprietà y, seguendone la traiettoria, seguendo il percorso termodinamico su un piano. E quindi alcune trasformazioni importanti, come sono ovviamente y costante, x costante, z costante e così via, li potremo vedere in questi piani caratteristici. Quindi questi piani sono fondamentali non soltanto per identificare lo stato, ma anche per comprendere e visualizzare le trasformazioni termodinamiche. E quindi andremo a studiare alcuni piani, sopra come il piano TB, piano PT, piano PB, piano Trapero, e anche andare a studiare altre proprietà termodinamiche che sono particolarmente interessanti, come coefficienti di espansione, comprensibilità e colori specifici. Detto questo, cerchiamo di definire meglio alcune cose che avete già visto in alcuni corsi elementari, come per esempio gli stati della materia. Allora, la termodinamica degli stati, ovviamente come dice la parola stessa, va a studiare in qualche modo quelli che sono gli stati termodinamici della materia. In particolare, abbiamo visto l'altra volta, noi siamo interessati, per uno studio elementare, siamo interessati a studiare le sostanze più semplici, quindi le sostanze pure. Attenzione, perché quando parliamo di sostanza pura dal punto di vista termodinamico, non parliamo soltanto di una sostanza che è costituita da un unico composto chimico, ossigeno per esempio. Quindi vado a vedere O2, quindi vado a vedere l'ossigeno puro e studio le proprietà dell'ossigeno, sicuramente una sostanza pura. Ma vado a vedere anche quei sistemi, quelle sostanze che pur non essendo pure, miscele per esempio, azoto ossigeno, una volta abbiamo visto, durante tutta lo studio termodinamico, durante tutta la trasformazione, non cambiano la propria composizione. Quindi se la percentuale di N2 e la percentuale di O2 durante tutta la trasformazione che io studio resta uguale, io potrò ancora studiare quella materia, quella sostanza come una sostanza pura, e quindi faccio ovviamente questa forzatura, se volete, dal punto di vista pratico, che mi consente però di studiare in modo semplice anche sostanze non monocomponenti ma più componenti, come miscele, quindi di sostanze monocomponenti, quindi di fatto comunque dal punto di vista termodinamico per me resta l'approccio della sostanza pura. Quindi sostanza pura identifichiamo una sostanza che non cambia la sua composizione chimica durante il processo termodinamico. Ovviamente questo vale per l'acqua, vale per l'aria, vale per l'ossigeno. Attenzione, per me, quando dico acqua, vale anche per l'acqua del mare, compreso i sali disciolti, per esempio, se questi sali non precipitano durante la trasformazione, d'accordo? Quindi vale anche per l'acqua con l'ossigeno che è disciolto all'interno, con minime quantità all'interno dell'acqua. Per cui da questo punto di vista non vale soltanto per l'acqua pura, ma ovviamente anche per quello che ci compete, anche per le soluzioni, ovviamente, a questo. Ovviamente durante queste trasformazioni termodinamiche io posso avere anche dei passaggi di fase. Allora, prima di parlare dei passaggi di fase, dobbiamo capire che cos'è una fase. Bene. Allora, molto spesso si confonde,
sostanza pura, fase. Allora, il concetto di fase è un concetto molto semplice, cioè io ho un sistema con una sola fase quando le proprietà termodinamiche all'interno del mio sistema sono intensive, sono uguali, sono le stesse, cioè il sistema è omogeneo, va bene? Quindi posso avere, attenzione, posso avere un sistema a più componenti monofase, ma posso avere anche sistemi a due componenti, diciamo bifasici o monofasici. Quindi attenzione a non confondere. Per esempio, un componente, due fasi, acqua, miscela, acqua, ghiaccio. Quindi io ho sempre solo, quindi una sola sostanza, acqua, sopra ciò vapore d'acqua, sotto ciò per esempio acqua liquida, oppure sotto ghiaccio, sopra acqua liquida, evidentemente ho sempre sostanza pura, una sostanza ma due fasi. Oppure posso avere più, diciamo, sostanze e una sola fase. Per esempio, prendo ciò, come abbiamo fatto prima, ossigeno e azoto, li metto insieme, abbiamo una sola fase gassosa. O posso avere, prendo due liquidi che posso miscelare tra di loro, per esempio acqua ed alcol, li prendo, diciamo, ho ovviamente una sola fase, perché ovviamente sono miscibili e quindi di fatto, diciamo, hanno le stesse, quella miscela, le stesse proprietà termodinamiche. Se invece prendo acqua e olio, e l'olio, sappiamo bene, sono ovviamente fasi liquide tutte e due, ma di fatto il sistema diventa bifasico. Perché? Perché l'olio avrà delle sue proprietà e galleggerà e sarà sopra, e si metterà invece l'acqua al di sotto. Quindi avrò due, diciamo, due parti del mio sistema, una parte in cui c'è solo acqua, un'altra parte in cui c'è solo olio. Attenzione, perché avete visto che avete voglia di mescolare, si fa un'emulsione che poi, diciamo, legge, diciamo, nel tempo, diciamo, poi si può stessare. Quindi una volta chiarito che, diciamo, posso avere sostanzialmente diverse fasi e per ogni sostanza, attenzione, anche questo è un aspetto importante, posso avere la fase, diverse fasi, diciamo, come fase solida, liquida e le riforme. Quindi io posso avere l'acqua, per esempio, in fase solida, ghiaccio, in fase liquida, acqua liquida, fase riforme, vapore d'acqua. Oppure ancora di più, cioè, poi può diventare un gas se ovviamente questo vapore lo portiamo in alta temperatura. Quindi di fatto queste fasi non caratterizzano soltanto l'acqua che vedo in natura sotto queste forme, ma caratterizzano anche altre sostanze che posso trovare generalmente in fase a riforme, per esempio l'ossigeno. Io posso sempre l'ossigeno, anche se in fase gassosa a temperatura e pressione atmosferica, posso sempre comprimere quell'ossigeno e farne, diciamo, alla fine far avere un passaggio di fase e portarlo in fase liquida. Oppure ancora raffreddare ancora di più e portare, diciamo, a altissima pressione, e posso, diciamo, teoricamente, diciamo, posso portare alla solidificazione. Il problema è un problema di quale pressione e temperature devo poi raggiungere per portarlo in quella fase. E lo stesso vale ovviamente per, diciamo, materiali che normalmente vediamo allo stato solido, come i metalli. Ovviamente posso fondere a altissima temperatura, posso portare a fusione, quindi posso ovviamente far avvenire anche dei materiali che normalmente io vedo alla fase solida, ovviamente posso in alta temperatura, diciamo, farli fondere, quindi portarli in una fase diversa da quella che normalmente noi osserviamo in natura. Detto questo, io vi dico un qualche cosa che, diciamo, normalmente voi non studieremo nel corso di termodinamica, che, diciamo, però posso avere. Ovviamente, diciamo, queste sono le tre fasi, quelle più conosciute, ma in realtà ci sono quarti, quinti stati della materia, che sono meno conosciuti, quindi possiamo avere diversi stati. Per esempio, cioè il plasma, quindi se porta ad altissima temperatura, assume ancora un'altra forma il vostro gas, e quindi di fatto si parla di altri stati, ma normalmente, ovviamente, in uno studio termodinamico semplice, quelle che studieremo sono soltanto queste tre fasi. Lo stesso vale per la fase solida, che ovviamente a bassissime temperature si, diciamo, presenta alcune modificazioni dello stato, diciamo, dello stato cristallino, per cui ho diverse fasi solide. Quindi anche questo è un aspetto, diciamo, importante, diciamo, per la parte della chimica. Ovviamente noi studieremo nel nostro corso elementare i passaggi di fase, cioè durante queste trasformazioni,
che abbiamo visto qui possono avvenire semplicemente perché aumento la temperatura oppure diminuisco la pressione, eccetera. Quindi variando le proprietà termodinamiche posso, come abbiamo visto nella precedente trasparenza, possono avvenire dei passaggi di fase. Quindi che cosa posso avere? Allora, a questo passaggio di fase è un passaggio, alcuni passaggi di fase sono dei fasi, diciamo, dei passaggi estremamente chiari e noti a tutti. Per esempio, se io prendo, diciamo, dell'acqua in fase solida, quindi ghiaccio, aumento la temperatura, che succede? C'è una fusione o una liquefazione, se volete. Quindi avete una, diciamo, il passaggio dalla fase solida alla fase liquida. Se voi aumentate, diciamo, sempre alla stessa pressione, aumentate la temperatura, prima l'acqua si riscalda, dopodiché a un certo punto l'acqua comincia ad andare in ebollizione, no? Quindi c'è un passaggio di fase che voi potete vedere facilmente attraverso, diciamo, le bolle dell'acqua, e quindi avete un'evaporazione. Attenzione anche qui, perché, diciamo, molto spesso si fa confusione tra ebollizione ed evaporazione. Sono due concetti diversi che noi impareremo ad approfondire, approfondiremo meglio, impareremo a distinguere meglio quando faremo per bene, quando analizzeremo per bene, diciamo, il comportamento dell'acqua. Vi farò vedere che l'evaporazione c'è anche per una bacinella che voi poggiate in una stanza. Se voi mettete quest'acqua nella stanza, continuate a vedere, diciamo, non lo vedete perché non è un fenomeno, diciamo, repentino come l'ebollizione, ma quell'acqua continua, diciamo, evapora dalla bacinella. Quindi c'è un fenomeno di evaporazione dovuto a degli effetti un po' più complessi rispetto a quelli che possiamo vedere nella lezione di oggi, però ci ritorneremo su questo. Quindi, dicevo, l'acqua liquida portata ad alta temperatura, ovviamente avete un fenomeno di evaporazione, quindi un passaggio di fase, e ancora questi, diciamo, i passaggi inversi, che sono la condensazione. Anche questo è un fenomeno che avete più volte visto, per esempio quando siete in cucina d'inverno avete, diciamo, la classica formazione della rugiada sui vetri. Quindi c'è un passaggio del vapore d'acqua presente all'interno delle cucine, perché normalmente nelle cucine c'è una quantità di vapore d'acqua più elevato rispetto ad altre cucine e bagni, più elevato rispetto ad altre stanze per la presenza di, ovviamente, di pentole d'acqua per cucinare, o piuttosto che nel bagno, di docce che vi fate. Quindi ovviamente questo aumenta il vapore d'acqua in quelle stanze, e ovviamente quest'acqua, quando la temperatura esterna diventa molto rigida, quindi i vetri raggiungono una temperatura molto bassa, ebbene quell'acqua comincia a condensare. Quindi vedete quel fenomeno della rugiada sui vetri, che è appunto il processo inverso, cioè la condensazione dell'acqua. Lo vedete anche, diciamo, se volete, sul coperchio della pentola. Quando alzate la pentola vedete che il coperchio è un po' più freddo rispetto alle pareti della pentola, e quindi lì sotto condensa dell'acqua. Quindi prima è evaporata dell'acqua dalla pentola e poi condensa esattamente sotto il coperchio, perché il coperchio è più freddo. Quindi quell'evaporazione, diciamo, ritorna indietro, quell'acqua quindi ritorna in fase solida. E questa, ovviamente, questo processo inverso è la cosiddetta condensazione. Lo stesso discorso, ovviamente, il processo inverso qui, quindi potete ritornare indietro e solidificare. Quindi se prendete l'acqua e la mettete in freezer, quell'acqua ovviamente liquida passerà allo stato, diciamo, dallo stato liquido allo stato, ovviamente, di nuovo solido, raffreddando. Bene. Quindi questi aspetti qua penso che siano chiari a tutti. Quello che è un po' meno noto è questo, diciamo, passaggio qui. Ci sono alcune condizioni termodinamiche che oggi analizzeremo che prevedono il passaggio diretto dalla fase solida alla fase liquida. Cioè, qualcuno di voi ha sicuramente già osservato questo fenomeno, i più curiosi hanno sicuramente osservato questo fenomeno, per esempio, nelle palline di naftalina, oppure nella canfora. Cioè, ci sono delle sostanze solide che, diciamo, normalmente quelle profumate o quelle che servono a sanificare alcuni ambienti, quindi tanto per riferirci a casa, che hanno nelle condizioni di pressione atmosferica, che hanno un passaggio di temperatura, che hanno un passaggio diretto dalla fase solida alla fase liquida. Questo passaggio di fase non si chiama evaporazione, si chiama sublimazione. Quindi quando la fase solida si porta direttamente alla fase riforme, noi abbiamo una sublimazione. Viceversa, quando dalla fase riforme abbiamo direttamente con una condensazione, abbiamo una condensazione, ma attenzione,
perché quando l'acqua, diciamo, si porta direttamente dalla fase reforma alla fase ghiaccio, che cosa abbiamo? Abbiamo una brina, non abbiamo più rugiada, abbiamo una brina, cioè direttamente l'acqua la vediamo passare direttamente, cioè condensare il vapore d'acqua ghiacciando. Va bene? Questo per esempio accade quando, diciamo, qualcuno di voi probabilmente ha già visto questo fenomeno, si è accorto che effettivamente, diciamo, può avere anche un passaggio, diciamo, diretto dalla fase reforma. Detto questo, quindi, se vi è chiaro questo meccanismo di passaggio di fase, andiamo a vedere, a fotografare adesso questa, diciamo, queste diciamo, evidenze sperimentali che ciascuno di voi ha visto anche nei corsi, diciamo, sia, diciamo, in natura, ma ha visto anche già nei corsi elementari di fisica. Andiamo a rivedere invece con le nozioni che ieri abbiamo dato e quindi con quelle evidenze dal punto di vista termodinamico che ieri abbiamo cominciato ad osservare. Allora, la prima cosa che facciamo è ci rifacciamo un sistema a pistone cilindro. Quindi mettiamo, perché, diciamo, guardiamo un sistema a pistone cilindro? Per due motivi. Il sistema a pistone cilindro è un sistema semplice PVT, un sistema chiuso, in cui quindi abbiamo detto in tutti noi studieremo tutti i sistemi, diciamo, chiusi con l'approccio della massa di controllo, quindi studieremo un sistema che ha una massa ben definita, e quindi questo, diciamo, ci aiuterà nei ragionamenti che andremo a fare, perché queste proprietà di stato intensivo che noi vogliamo fotografare riusciamo facilmente a misurarle se prendiamo un sistema a pistone cilindro in cui ci mettiamo un chilogrammo di sostanza. Quindi prendiamo dell'acqua, per esempio, o dell'ossigeno, piuttosto qualunque sostanza pura noi vogliamo osservare il passaggio di fase, e attraverso questo sistema noi, se, diciamo, possiamo misurare per esempio l'energia, diciamo, l'energia di questo sistema è uguale, coincide con l'energia specifica, perché un joule, se, diciamo, se ho un joule diviso un chilogrammo, diciamo, l'energia U grande sarà uguale, in questo caso è l'unico caso, sarà uguale numericamente alla U piccola. Perché? Perché la U diviso la massa è un chilogrammo, quindi numericamente sarà la stessa. Però attenzione, questo è un joule, questo è un joule a chilogrammo, quindi è scorretto scrivere U uguale a U, numericamente è uguale, ma le misure sono diverse. Quindi attenzione, quando la lezione di ieri avete visto che quando scrivete una grandezza, la grandezza non è solo caratterizzata dalla sua misura, ma anche dall'unità di misura. Per cui voi U grande uguale U piccolo non lo potete più scrivere, potete scrivere su un corso elementare, su un corso di fisica vecchia, ecco, sbagliato. Quindi da questo punto di vista attenzione. Quindi quando scrivete, quando rappresentate numericamente una grandezza, dovete rappresentare il numero e l'unità di misura. La U come l'abbiamo misurata? Energia in giallo. La U piccolo come l'abbiamo misurata? In giallo. Quindi non potremo mai scrivere U grande uguale U piccolo. Certo, in questo caso numericamente ho un joule e un joule a chilogrammo, per cui studierò attraverso questo sistema, diciamo, in modo semplice un chilogrammo, in modo tale che posso misurare la U e direttamente, senza fare calcoli, scrivere un joule a chilogrammo, perché sostanzialmente numericamente restano uguali le due grandezze. Detto questo, andiamo quindi a effettuare una serie di trasformazioni sui piani termodinamici e a vedere che cosa succede. Allora, le grandezze che, diciamo, ovviamente andremo a studiare non sono genericamente x e y, ma sono temperatura e pressione. Attenzione, io qua scrivo T grande, P grande, intendendo temperatura termodinamica, pressione termodinamica, perché devono essere due proprietà termodinamiche. Voi sapete che in questo momento sono parenti della temperatura e della pressione, ma non sapete come sono collegate. Fra poco lo vedremo. Allora, quello che andremo a studiare è il comportamento di un sistema a pistone cilindro partendo dallo stato solido. Quindi parto inizialmente da un reticolo cristallino, quindi stato solido. Ovviamente io lì ve li ho rappresentati dal punto di vista microscopico facendovi vedere il reticolo cristallino, ma quando, ovviamente, nell'approccio termodinamico, abbiamo detto che l'approccio termodinamico è un approccio macroscopico, quindi io non vedo più delle, diciamo, spazialmente delle disuniformità, vedrò questo oggetto come se fosse un unico, diciamo, dal punto di vista delle proprietà termodinamiche, giusto? Quindi in ogni punto che cosa potrò dire? Vi ricordate qual è stato, diciamo, qualcosa abbiamo detto nell'ultima lezione? La temperatura è la stessa in ogni punto e la pressione è la stessa e tutte le proprietà termodinamiche sono le stesse.
Quindi in questa situazione io posso dire che il sistema, se la temperatura è la stessa, la pressione è la stessa, posso dire anche che l'energia interna è la stessa, posso dire anche che, diciamo, che l'entropia è la stessa e così via, ho un sistema assolutamente omogeneo. Allora, in questo momento, diciamo, in questa situazione, io vado a misurare anche quello che è il volume, va bene? Quindi posso misurarlo tranquillamente, questo è il secchiello in cui ho messo del ghiaccio, vado a mettere, diciamo, coperchio sopra, il mio stantuffo, il mio sistema pistone, cilindro, e a questo punto porterò questo sistema su una piastra con cui potrò scambiare calore e, diciamo, metterò su questa piastra un pesetto, per esempio, che ovviamente mi farà, cioè mi servirà per regolare la pressione. Va bene? Chiaro che se io metto un pesetto più grande la pressione aumenterà, se metto un pesetto più piccolo la pressione aumenterà. Questo cosa mi serve? Perché faccio questo? Perché voglio fare delle trasformazioni particolari che si chiamano trasformazioni, diciamo, in cui, diciamo, le costanti, le proprietà termodinamiche non cambiano. Sono trasformazioni molto importanti in termodinamica e sono trasformazioni che prendono il nome ovviamente dalla sostanza, dalla proprietà che non faccio cambiare. Per esempio, se non faccio cambiare la temperatura, com'è la trasformazione? Se non faccio cambiare la pressione, com'è la trasformazione? Se non faccio cambiare il volume? Perfetto. Per cui, cioè, poi potrò fare per esempio ancora altre trasformazioni che voi ancora non conoscete. Per esempio, se non faccio cambiare l'entalpia, com'è la trasformazione? Isoentalpica. Se non faccio cambiare l'entropia, com'è la trasformazione? Isoentropica, e così. Quindi ci sono altre trasformazioni che vedremo nelle prossime lezioni, in cui, diciamo, oltre a queste elementari che avete già visto, manterremo anche altre proprietà costanti. Detto questo, questo sistema pistone cilindro, perché stiamo iniziando con le due grandezze con cui abbiamo più confidenza e che sappiamo anche misurare facilmente, che sono la pressione e la temperatura, questo sistema pistone cilindro ci consente, attraverso il pesetto, di mantenere una pressione costante, perché anche se io faccio dilatare questo liquido, se il pesetto resta sopra e resta sempre lo stesso, com'è la, diciamo, la trasformazione? Come? Isobara. Se invece mettessi un chiavistello qua e non, se non facessi muovere quel pistone, come sarebbe la trasformazione? Isocora, perché non avrei possibilità di cambiare il volume. Quindi da questo punto di vista, questo sistema di pistone cilindro mi consente di far mantenere costante per esempio la pressione e cambiare ad esempio la temperatura. Come? Prendo questo secchiello e lo metto, diciamo, sopra una piastra a una certa temperatura. Dopo un poco di tempo il sistema si porta in equilibrio termico e quindi tutto il sistema sarà alla stessa temperatura. Quindi partiamo dal mettere questo sistema dentro su un serbatoio molto molto grande che chiamerò SET, serbatoio di energia termica, è una piastra sostanzialmente, che in questo momento è una piastra fredda. Allora io metto su una piastra fredda il ghiaccio, se sta la temperatura del ghiaccio, diciamo, se sto per esempio alla pressione atmosferica, quindi sostanzialmente il pesetto praticamente ce l'ho levato e il peso dell'aria che sta sopra, se sto alla pressione atmosferica, quindi vuol dire che io potrò, diciamo, avere alla pressione di un bar, quindi sto qua, pressione di un bar, vado a misurare la temperatura, qua mi trovo per esempio a meno 10, quindi sto qua e vado a mettere il primo punto termodinamico, va bene? Quindi supponiamo che sto qua a meno 10 e qua sto alla pressione di un bar, va bene? E ho messo il primo punto. Dopodiché comincio a riscaldare questo. Allora, la prima cosa che faccio, prendo questo set e comincio a metterlo, invece che a meno 10, aumento di un grado. Ricordiamoci, come devo fare queste trasformazioni, ragazzi? Quindi quanto lentamente? Con un tempo maggiore? Benissimo, perfetto. Allora, quindi, questa, diciamo, trasformazione la faccio avvenire molto lentamente, quindi mi porterò in un altro punto. Secondo voi, come sarà quest'altro, quest'altro punto? Cioè, la pressione, abbiamo detto, che la manteniamo costante. E ovviamente aumenta la temperatura.
Allora io intanto vi faccio due cose, piano PT e piano, mettiamo due piani in contemporanea, quale altro piano vogliamo vedere? Mettiamoci volume, per esempio temperatura, va bene? Allora, volume e temperatura, facciamo che questo è un decimetro cubo e quindi per esempio metto a meno 10 anche qua, V sta qua, quindi posto, quindi questo qua sarà V, mettiamo. Allora, facciamo più che diciamo VT, facciamo TV, forse è più facile anche andare a vedere le cose. 10 meno 10 lo mettiamo da qua e V lo mettiamo qua, quindi qua mettiamo 1, questo lo mettiamo ovviamente in decimetri cubici, anzi mettiamo invece il V grande, mettiamo V piccolo, ancora meglio, a chilogrammo, ok? Così facciamo direttamente lo stato intensivo. Potremmo mettere anche V, non è proprio. Così lo abbiamo direttamente su un piano che normalmente non utilizzeremo nel seguito. Allora quindi, meno 10, 1 e vado a cominciare questa, diciamo, questa trasformazione. Allora che cosa succede, ragazzi? Allora, spostandomi, aumentando la temperatura, il volume che cosa fa secondo voi? Ma di quanto? Di quanto aumenta secondo voi? Molto! Molto poco, per cui di fatto diciamo che in questo punto sta poco poco più a destra, ma quasi in linea, va bene? E poi ancora più in alto, poi ancora più in alto, poi ancora più in alto, cioè di fatto quasi una verticale. La mia trasformazione è una trasformazione che tende a salire sopra in verticale, così, giusto? Bene. A un certo punto, alla pressione atmosferica, che cosa succede a 0 gradi? Siamo arrivati a meno 10, siamo arrivati a 0, va bene? Abbiamo aumentato la temperatura, 0. Arrivati a 0, che cosa succede? E qui sapete, diciamo, che sono 0 gradi, se c'è l'acqua, però diciamo, è chiaro che questo cambia in funzione della sostanza. L'acqua sapete cosa fa? Cosa fa? A una certa temperatura. Adesso escludiamo, facciamo finta che non è l'acqua, perché l'acqua tra l'altro, cioè, poi vedremo anche un comportamento anomalo. Però supponiamo in generale, supponiamo, diciamo, che è arrivato a una certa temperatura, c'è un passaggio di fase, va bene? Questo passaggio di fase, quindi facciamo una sostanza che si rassomiglia all'acqua, non in tutto, perché poi vedremo perché l'acqua, diciamo, è una sostanza che ha una situazione molto particolare in passaggio di fase. Allora, che cosa succede normalmente, ragazzi? Inizia a sciogliersi, per cui mediamente, diciamo, nella fase di scioglimento, voi avete che la temperatura come resta quando, diciamo, quando comincia a sciogliersi l'acqua? E parte, diciamo, di questa diciamo, sostanza passa allo stato liquido, va bene? Quindi dallo stato solido avete uno stato liquido, diciamo, sopra a questo pistone, per esempio, va bene? In realtà per l'acqua, diciamo, accade esattamente il contrario, che l'acqua liquida se ne va sotto e il ghiaccio sale sopra. Perché? Però dire, normalmente invece accade il contrario. Allora, che cosa succede? Peraltro normalmente, per altre sostanze accade il contrario. Cioè accade che aumenta il volume. Allora, quindi cosa vuol dire? Normalmente accade che ciò una leggera dilatazione, ma mentre questa sostanza si scioglie, per tutte le sostanze cosa accade? Che io, diciamo, sto a 0 gradi, il set mantiene la temperatura di 0 gradi, continuo a dare energia, e mentre sto dando energia la temperatura di questa sostanza cosa fa? Resta costante. Cioè quindi io vedo che a partire da zero, prima c'ho una, diciamo, c'ho una alla stessa temperatura, prima c'ho questo volume di 1, poi di 1,2, poi di 1,3, finché la temperatura resta costante, finché tutta il sistema, tutta la sostanza, non è passata da
allo stato solido, tutta quanta allo stato liquido. Ok? Allora, quindi, tutto questo, diciamo, questo passaggio di fase, io che cosa ho, ragazzi? Che la temperatura si inchioda, è fissata la pressione e inchiodata anche la temperatura. Cioè, sempre la stessa nel passaggio di fase. Attenzione, io che cosa vedo qua, però? Vedo che il sistema è, in questo caso non è più monofasico, ma è bifasico, e vedo, ovviamente, anche in questo passaggio di fase anche un'altra cosa, vedo che una proprietà termodinamica si lega all'altra, quindi fissata una si fissa anche l'altra, cioè diventa una dipendente dall'altra. Quello che vi ho detto l'altra volta, attenzione, pressione e temperatura sono indipendenti, ma solo in alcuni momenti, in alcune situazioni. In passaggio di fase non sono più indipendenti, ok? Allora, questo, diciamo, accade finché non ho che tutto la mia sostanza è passata in fase liquida. A questo punto il cammino riprende nuovamente. Va bene? Riprende nuovamente, e come riprende, ragazzi? Cioè, continua a riscaldare, ma normalmente, diciamo, continua a salire molto. Cioè, quasi non si vede questa variazione di volume, resta più o meno, diciamo, costante, così come restava più o meno costante nella fase solida, è quasi una verticale, finché a un certo punto, per l'acqua per esempio a 100 gradi, che cosa succede? Quindi arrivo a 100 gradi, a 0 siamo arrivati fino a 100, arrivo a 100, molto più in alto, 100, che cosa succede qua? Un nuovo passaggio di fase, va bene? Un passaggio liquido a riforme. Allora, in questo nuovo passaggio di fase, che cosa succede, ragazzi? Quindi siamo arrivati a 100 gradi Celsius, qua stavamo a 0 gradi Celsius. Quindi, in questo primo passaggio di fase, che cosa sta succedendo? Che un piccolo strato comincia, ovviamente, ad evaporare, e sempre a 100 gradi io avrò questa parte di liquido e questa parte, ovviamente, di aeriforme, e qui il passaggio liquido-vapore non è più una piazzola piccola di qualche percento, come qui, ma diventa di gran lunga più ampio, cioè ho una variazione di volume estremamente più ampia. Cioè, mentre il volume occupato da un solido è molto simile al volume occupato da un liquido, cioè le particelle, le molecole sono molto vicine l'una all'altra, sempre, in tutte e due le fasi, in un caso il solido ha un reticolo cristallino che mediamente, diciamo, vincola lo spostamento della materia, quindi ha una forma propria. Il liquido, ovviamente, le molecole sono sempre una vicino all'altra, ma attenzione, possono muoversi anche l'uno rispetto all'altro, quindi non ha forma il liquido, ha un volume proprio, ma non ha forma. Quindi, di fatto, arrivati invece ai 100 gradi, quindi per l'acqua stiamo dicendo, ovviamente, arrivati ai 100 gradi, che cosa succede? Questo passaggio di fase fa sì che queste molecole, da cui si è microscopico, si staccano molto l'una all'altra. Cioè, quindi ci sarà uno spazio intermolecolare molto più grande di quello che ovviamente ho nei solidi e nei liquidi, e quindi il volume specifico sarà di gran lunga più grande rispetto a quello che abbiamo, diciamo, invece nel liquido. Quindi avrò un volume specifico che diventa, nel caso del vapore, poi diventa pressione atmosferica, diventa 1000 volte più grande. Quindi quasi non riuscirei a tenerlo nella lavagna questo grafico. Quindi qua lo mettiamo in scala magari logaritmica, perché altrimenti se la tengo in scala di 10 metri cubici io dovrei, diciamo, adesso andarmene nell'altra stanza, giusto? E non lo posso fare, quindi per questioni, diciamo, ovviamente di, diciamo, logistiche, sì, pratiche, lo configuro in questo modo, va bene? Quindi che cosa succede allora nell'ultimo momento in cui ho che tutta il mio sistema è passato in fase per trovare vapore, quindi sempre a 100 gradi, ma ho finito che l'ultima gocciolina è evaporata,
ho ovviamente finito, sono arrivato qua e a quel punto ritorno. Quindi qua avevo, abbiamo detto, solido, qua avevo solido più liquido, qua avevo solo liquido, qua avevo liquido più vapore d'acqua, e qui riprende la salita e riprende ovviamente a salire il vapore. Va bene? E quindi ci ho fatto solo vapore. Chiaro? Ovviamente potevo anche seguire qui la mia trasformazione. Qua com'era la mia trasformazione, ragazzi? Ovviamente vedevo soltanto una linea che fa così, con due momenti di interruzione, uno e due. Uno quando la pressione, diciamo, e temperatura si sono fermati, quindi come se qui a un certo punto, mentre guardo la trasformazione, qui c'è la pressione e la temperatura che, diciamo, che cambia, pressione, scusatemi, che sta ferma, e la temperatura che cambia. Qua che cosa c'è? Si inchiodano tutte e due nel passaggio di fase. Quindi in questo passaggio di fase io vedo, diciamo, ho soltanto questa situazione, quindi si ferma il punto, finché l'ultima gocciolina d'acqua, parte di ghiaccio non è diventata, diciamo, acqua liquida, dopodiché continua ad aumentare la, diciamo, la temperatura fino ad arrivare a 100 gradi, qua si ferma di nuovo, mi fermo e aspetto finché ovviamente non ho tutte le evaporazioni e poi continuo ad aumentare la temperatura. Ovviamente di tutto questo, questi punti non li vedo, solo, li posso solo immaginare i punti in cui resta fermo, va bene? Ma non riesco a vederli perché nella trasformazione è una linea continua, mentre li vedo perfettamente i passaggi di fase in un diagramma temperatura. Quindi attenzione, vedete, io vi ho fatto vedere due diagrammi termodinamici, uno pressione temperatura, uno invece temperatura volume, in cui un diagramma mi fa vedere molto bene i passaggi di fase, va bene? E però, dire, perdo l'informazione della pressione perché la pressione sta qua dentro, questa è una trasformazione tutta quanta a pressione costante. Questa invece è, mi fa vedere bene pressione e temperatura, ma quasi non mi dice nulla. Quindi alcune cose le potrò vedere bene su questo diagramma, altre cose le vedrò meglio su questo diagramma, vediamo quali. Allora, facciamo un piccolo passo ulteriore, a questo punto facendo un altro piccolo artificio a questo nostro esperimento. Prendiamo un pesetto e ce lo mettiamo sopra, cioè aumentiamo la pressione e ripartiamo da zero. Cioè, quindi mi metto qua, vado di nuovo a questo punto a osservare il mio sistema, vado a rifare le misure e vado a vedere quant'è la temperatura e qual è il volume. Allora, la temperatura è il primo sistema, quindi a che temperatura mi trovavo nel primo caso? A 10 gradi Celsius, giusto? Quindi se vado a 10 gradi Celsius, quindi qua stiamo andando a 5 bar per esempio, vabbè? Quindi se vado a 5 bar e vado sempre sulla stessa massa, attenzione, il volume, secondo voi, il volume specifico, è rimasto lo stesso? Lui dice no. Di quando è cambiato? Di quanto è cambiato? Il più piccolo o il più grande innanzitutto? Lui dice il più piccolo perché l'ho compresso, quindi è più piccolo. Però l'evidenza pratica che cosa ci dice, ragazzi? Che se io prendo del ghiaccio, del legno, del ferro, del qualunque solido, va bene? E lo comprimo, ci metto 5 barre da sopra, ma di quanto cambia? Di quanto cambia quel volume? Quindi io adesso questo, quindi cosa vuol dire pochissimo? Allora, lui dice questo qua sta qua, va bene? Cioè gli ho messo un altro punto che quindi alla stessa temperatura, quindi vedete il punto sta qua, e dice il volume è più piccolo. Nella realtà, se dovessi mettere in scala questo punto, lo dovrei mettere solo a posto al primo, per motivi ovviamente proprio di, diciamo, didattici più che, diciamo, altri, ve lo metto separato per farvi capire che dal punto di vista termodinamico sta un poco più, diciamo, in basso, il volume è un poco più piccolo, ma non sta più in scala questo, diciamo, questo punto. Bene. Allora, quindi, diciamo, il volume specifico è leggermente cambiato e io vado a fare la stessa cosa che facevo prima. Va bene? Quindi sto vicino, salgo, a un certo punto inizia la stessa situazione che prima. Attenzione, una cosa che vedo è che non inizia allo stessa temperatura questa, diciamo, questa fusione di questa sostanza, per qualunque sostanza questo accade, attenzione, non inizia alla stessa temperatura che avevo misurato quando la pressione era uguale alla pressione atmosferica.
inizia a una temperatura più elevata, quindi un po' più su inizia questo plateau. E che cosa succede? Che faccio la stessa cosa, diciamo, ho un passaggio, diciamo, solido liquido, dopodiché comincio di nuovo a salire un'altra volta e vado più su anche qua, va bene? Vado più su anche qua e misuro anche qui, un po' più su avrò la stessa cosa, che a un certo punto troverò la fase di evaporazione, va bene? Quindi ricordiamoci, qua sto solo solido, qua sto solido più liquido, questo è in passaggio di fase, poi c'è solo liquido e arriva a questa temperatura, va bene? Temperatura di evaporazione, ricordiamoci, non di ebollizione, poi vedremo che cos'è l'ebollizione, di evaporazione. E poi avrò un plateau che fa così, attenzione perché qui quindi il, diciamo, arrivati a questa, diciamo, a questa situazione, io ho un passaggio di fase da liquido più vapore e anche qui a un certo punto, dopo una certa, diciamo, un certo plateau, quindi dopo un certo tempo, vedrò che il fluido, diciamo, tutta la parte liquida sarà evaporata e quindi comincerò ad avere solo vapore e quindi la situazione, diciamo, cambia in questo modo. Attenzione, che cosa posso osservare? Questa cosa la posso fare sia salendo con le pressioni, sia scendendo con le pressioni. Va bene, per scendere sulle pressioni cosa dovrei fare, ragazzi, secondo voi? Se levo il pesetto ritorno alla pressione atmosferica, giusto? Che dovrei fare, secondo voi? Una molla. Magari una molla. Una molla come? Che va a parte in alto, però la molla, poi, diciamo, man mano che poi si dilata, perde la stessa, diciamo, cioè non tira più allo stesso modo. Ragazzi, basta che prendo questo oggetto qua, lo metto sotto una campana, giusto? E tiro l'aria che sta dentro, giusto? Quindi se tiro l'aria che sta dentro, la pressione fin dentro cosa diventa? Se levo tutta l'aria diventa zero. Quindi mettendo pesetti più piccolini potrò ovviamente, diciamo, riprendere, andare a una pressione zero, quindi potrò tranquillamente andare più sotto. Bene. Ed è quello che è stato fatto sostanzialmente per ricavare queste curve, cioè porti il sistema a pressione più bassa rispetto alla pressione atmosferica. E quindi cosa avrai? Le curve di questo tipo, ancora una volta. Quindi abbiamo una curva qua così, qua così, qua così. E che cosa osservo, ragazzi? Che questi, che questa, diciamo, questa, diciamo, questo, questa parte qui diventa sempre più grande, vedete? Questo plateau diventa sempre più grande, questo invece diventa sempre più piccolo, questa differenza qua, vedete, questa qua è aumentata ancora di più, questo segmento qua invece qua sta, diciamo, sempre più diventando più grande, arriverò a un punto in cui, se la pressione, diciamo, scende, in cui avrò sostanzialmente che questo salto qua quasi non c'è più, va bene? Cioè diventa, sostanzialmente, in un punto diventa tutto quanto una linea. Ok? Cioè la parte di solido più liquido e liquido più vapore a un certo punto, a una certa pressione, diventano la stessa linea. Cioè qui sopra cosa avrò secondo voi? Se solido, liquido e vapore stanno insieme. Avrò su questa stessa linea solido più liquido più vapore. Allora, se io adesso vi unisco tutte queste linee, ottengo una bella campana che voi forse avete già visto in qualche corso elementare, giusto? Quanti di voi hanno già visto questa curva a campana? Poi qualcuno sì, ieri o l'altro ieri mi ha detto, qualcuno mi ha detto questo, diciamo, io c'ho un bolliere a casa, giusto? Non è proprio questo diagramma, però è parente di questo diagramma. Allora, che cosa facciamo? Cosa vedo all'interno di questa curva a campana? Allora io ve lo rifaccio questo diagramma, ve lo rifaccio qui, anzi, lo rifaccio questo fra. Allora, questa è questa curva che vediamo qua, ragazzi. Questa curva qua e questa curva a campana che vediamo. Va bene?
Cosa rappresenta questa curva a campana? Il luogo dei punti in cui ho... No, ragazzi, allora questo punto qua, che punto era, ragazzi? Questo punto qua, questo punto qua, questo punto qua. Che luogo di punti era? Passaggio di fase. Qua, quindi questa curva qua è una curva di passaggio di fase, giusto? Quale passaggio di fase? Liquido, che stava qua. E qua cosa c'ho? Qua c'ho liquido più vapore. Qui tutto, qui dentro c'ho sempre liquido più vapore, giusto? Avevo quelle curve che fanno così. Avrei bisogno di un altro gesso, di un altro colore per farvi vedere. Va bene? Quindi queste sono le delle curve limite inferiore e superiore. A partire da qua, ovviamente, le curve andranno ovviamente a salire così. A scendere da qua le curve abbiamo visto che andavano così. Vi trovate? Arrivato qua faceva così e qua faceva così. Bene. Allora che cosa vedete qua, ragazzi? Rivedete queste, diciamo, questi passaggi di fase, li vedete tutti quanti, e vedete delle linee che separano che cosa? Le diverse fasi tra di loro. Cioè qui dentro, quindi questa qua la tratteggiamo, va bene? Giusto per capire che una, come si chiama questa curva? Una curva? Qui, isobara, quindi è P uguale costante. Ok? Queste curve qua invece che cosa sono? Sono delle curve limiti in cui che mi separano su questo diagramma i diversi stati di aggregazione della materia. Qui cosa c'ho? Solo? In questa parte qua cosa avevo? Solo? Solido, S. Qua cosa c'ho? Bravissimi, solido più liquido. Qui cosa c'ho qui dentro? Solo? Perfetto. Qua c'ho liquido più vapore, qua? Solo vapore. Qua cosa c'ho qua dentro su questa punta, su questa linea? Bravissimi, solido più liquido più vapore. E qui cosa c'ho qua sotto? Secondo voi? Qua c'ho solo solido. Arrivato qua che cosa succede, ragazzi, secondo voi? Questo evapora e qua è solo vapore. Questa che cosa è qua sotto? Solido più vapore, bravissimi. Allora, qui sotto cosa avviene là? Allora, da questo esperimento virtuale noi abbiamo imparato a capire diverse cose. Che cosa abbiamo imparato? Innanzitutto abbiamo rappresentato su questo piano temperatura, volume specifico. Abbiamo rappresentato gli stati di aggregazione della materia in diverse aree, in diverse zone dello spazio. Quindi questi sono gli stati termodinamici in cui ho solo solido, solido più liquido, liquido, liquido più vapore, vapore, solido più liquido più vapore, si chiama punto triplo, questo punto, poi lo vedremo, e qua solido più vapore soltanto, va bene? Mi trovate? Allora, ragazzi, questa situazione qua, se lo vediamo, rivediamo su questo piano. Io adesso vi disegno queste curve e ve le disegno anche su questo piano, va bene? Lo faccio un po' più alto perché sennò non si vede il fatto. Qua metto 1, qua metto 5, qua metto 10, eccetera. Allora qua abbiamo visto che questa curva faceva così, qua avevo questo punto, qua avevo quest'altro punto e qua diciamo faceva così. Allora se io vado a vedere che cosa accade normalmente, a quest'alta pressione abbiamo detto che qua avevo questo punto qua, poi avevo questo punto qua. Qua avevo questo punto qua e qua questo punto qua e così via. Qua avevo questo punto e questo punto, qua avevo questo punto e questo punto, qua avevo un solo punto. E quindi io posso mettere tutte queste curve, unirle tra di loro e fare anche qui un diagramma con le curve che mi fanno da separazione alla fase solo solida. Qua c'ho un punto in cui c'è solido più qui. Qua cosa avevo? Vi ricordate quando avevo fatto il primo esperimento? Avevo solo solido qua. Qua cosa c'ho qui dentro? Sono bravissimo. Qua c'ho solido più liquido. Non lo scrivo neanche, lo scrivo su questa punta. Solido più liquido. Qui cosa c'ho? Qui diciamo qua dentro? No, ma questo solido più liquido che facevi? Qui era solo liquido. Poi arrivavo qua, cosa avevo qua sotto? Ok. Liquido più vapore. E quindi qua cosa c'ho? Va bene. Allora, adesso cancello queste linee, vabbè, che sono queste erano risolvere, e abbiamo delle curve limite.
E quindi, come vedete, noi abbiamo costruito sul piano termodinamico pressione, temperatura, temperatura, volume. Abbiamo una visione di dove mi trovo dal punto di vista dello stato termodinamico. Per cui adesso, mentre prima, se disegniamo un punto qua sopra, cioè dove mi trovo, e voi non lo sapevate, adesso io qua sopra vi dico dove mi trovo qua, che cosa dite? Liquido. E qua? E qua? Vedete? Cioè abbiamo su una mappa, una carta geografica, una piccola mappa, in cui noi possiamo orientarci dal punto di vista delle coordinate termodinamiche. È una mappa, va bene, come una mappa geografica, però diventa una mappa termodinamica che ci aiuta a capire in quale fase, in quale stato di aggregazione, quindi in quale stato intensivo si trova il mio sistema. Vi è chiaro?